Salve da Michele Expert, oggi vi voglio parlare della cappa che ho montato oggi. Il lavoro è stato fatto in questi giorni. La prima cosa che ho fatto è un foro esterno, poi va aggiustato meglio anche in altezza, vediamo come va. Quindi ho messo un tubo normale da 13 e poi anche cementato bene all'interno con una griglia. E poi ho messo questo tubo in alluminio che si vende da 1 metro, che si può estendere fino a 3 metri. Mi sono rimasto ancora almeno 2 metri di margine. Si cerca di metterlo più basso possibile. Di là ho messo anche una fascetta a stringere, adesso va tagliata, ma giusto giusto. E questa è una cappa aspirante. All'interno c'è anche un filtro. Io preferisco quelle aspiranti che quelle che si mettono tutte quelle robe all'interno, perché quando aspira, poi vediamo come va. Adesso oggi faccio vedere solo la parte tecnica, poi la prossima volta vedremo come funziona. Niente, è importante anche collegarla, specialmente nelle cucine a gas, almeno deve stare a un'altezza dei fornelli, della fiamma, a meno di, diciamo, 95 centimetri. Minimo 95 centimetri ci devono essere, perché è importante, perché anche, vedete, i fornelli possono fare calore e quindi all'interno si potrebbe creare addirittura un principio di incendio. Quindi è importante tenere un'altezza almeno di 90-95 cm dei fornelli. Poi viene messa a livello, all'interno ci sono anche delle viti che si possono regolare. Adesso non me la fate aprire, anzi, visto che ci siamo, la apriamo, non è un problema, tanto è difficile. Vedete qua. Con una sola mano, come al solito, facciamo vedere un po' solo dei passaggi. All'interno ci sono delle viti, vedete, che sono che si possono regolare. All'interno c'è anche questo filtro che serve per mantenere ovviamente la parte più oleosa. Questo medialmente va cambiato, diciamo, una volta ogni 2 mesi. La lampadina, e da queste viti qua possiamo regolare a livello la cappa. Quindi si mettono a misura le viti, quindi bisogna farle proprio centrate bene, perché è importante misurare bene a mezzeria. Dopo si collega la cappa, si monta il tutto e poi da queste vite sotto, vedete, si può centrare, si possono avvitare per regolare il livello della cappa. Quindi possiamo con la bolla tenerla proprio a livello. Adesso io mi devo trovare la soluzione di incastrare un'altra volta, un secondo, poggio un secondo il cellulare, vediamo un po' di riuscire, ecco qua, va all'interno qua, e poi vedete, uno è andato, e anche da questa parte la stessa cosa. Ok, adesso da qua si attiva la lampadina, come vedete è abbastanza forte, non è neanche tanto banale. Poi ci sono le tre velocità, uno, il rumore non è tantissimo, nell'istruzione danno classe D, quindi non è la migliore chiaramente, ma una classe D, 64 decibel, vedete, queste sono le sue caratteristiche. E il modello è questo qua, Faber 300 0557 49 P1771. Non so se sia questo il modello, ma io leggo questa cosa. Ecco qua. Comunque potete vedere questi codici, ve li posso far notare bene, vedete? Così nel caso la potrete comprare simile. Ecco qua. Ci siamo. Ecco, adesso proviamo a mettere la seconda velocità. Ecco la terza velocità. Beh, la terza è molto forte, però non è tanto rumorosa. Ne ho avuto alcune veramente che erano veramente rumorose. Già la terza velocità io la sento appena appena. La seconda si sente, la prima quasi non si sente proprio, la seconda direi 64 decibel, non è male.
Oh, bisogna vedere come funziona, dalle recensioni ne parlano bene, perché a volte prendere delle cappe non è facile, spesso danno fregature, specialmente quelle con i filtri all'interno. In questo caso io ho anche la fortuna di poter uscire all'esterno, però alla fine vi farò poi sapere quando cucinerò qualche cosa, tenetevi magari pronti e vediamo poi il tiraggio, però penso che sia una cappa sicuramente efficace. Beh, vi saluto alla prossima occasione da Croparate da Michele Expert.